dicembre 1907. Giorgio De Chirico, nato in Grecia da genitori italiani, vive a Monaco di Baviera, dove frequenta l'Accademia di Belle Arti. Ha 19 anni e comincia a dipingere dei quadri inquietanti, in cui la memoria del mondo classico si congiunge ai temi della pittura romantica e decadente. Dal repertorio mitologico sono ispirate alcune tele realizzate da De Chirico al suo rientro in Italia, prima a Milano e poi a Firenze. Tra il 1910 e il 1912 De Chirico inventa le vedute con le geometriche architetture di semplificata matrice classicheggiante e sono i primi quadri della cosiddetta pittura metafisica. Nelle piazze d'Italia gli edifici illuminati da una luce tagliente di assolati pomeriggi estivi evocano amplitudini antiche. La corsa di una fanciulla che spinge un cerchio è il simbolo della vita, ma attraversa una zona di luce che è sbarrata dalla figura minacciosa dell'ignoto. I trenini alludono all'angoscia e all'incertezza di una partenza desiderata e temuta come l'ignoto e il futuro. Nel 1917 a Ferrara De Chirico dipinge in quel periodo alcune fra le opere più celebri, come le Muse inquietanti, il Grande metafisico e Ettore e Andromaca, per la serie dei Manichini. Nei suoi Manichini De Chirico impersona anche i sacerdoti dell'antichità, cioè gli archeologi. Ma gli archeologi sono l'immagine di due personaggi seduti che mi sono venute, credo, guardando alcune sculture arcaiche nelle chiese dove dei profeti stanno seduti e hanno sempre le gambe troppo corte in confronto al resto del corpo. In quanto ai gladiatori, questa immagine del gladiatore mi ha sempre colpito. Credo che sia quel fatto che è destinato a morire, insomma, il gladiatore era l'uomo destinato a morire, non condannato a morte, ma destinato a morire. Conscio del proprio valore, che del resto gli viene universalmente riconosciuto, Giorgio De Chirico vivrà a Roma, nello studio sopra la Trinità dei Monti, e morirà nel 1978.